Sconcertanti parole dell'avvocato di Filippo Turetta. È solo un ragazzo. Prima di iniziare il video ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace. Durante un'intervista recente, l'avvocato di Filippo Turetta, il giovane accusato dell'omicidio di Giulia Cecchettin, ha cercato di giustificare il comportamento del suo cliente attribuendolo alla giovane età. Tuttavia, è importante sottolineare che l'età di una persona non può essere una giustificazione per un crimine così macabro. L'età di un individuo può influenzare il suo comportamento, ma è fondamentale distinguere tra comportamenti tipici dell'adolescenza e azioni criminali gravi. Nel caso di Filippo Turetta, accusato dell'assassinio di Giulia Cecchettin, l'avvocato ha cercato di far leva sulla giovane età del suo cliente come possibile spiegazione per il suo comportamento insistente, che in secondo tempo ha portato all'omicidio della giovane ragazza. Tuttavia, è importante sottolineare che molti giovani adulti affrontano sfide e conflitti senza mai ricorrere a comportamenti così estremi. Esperti legali e psicologi sottolineano che attribuire un omicidio a una giovane età è un errore, poiché molte persone della stessa fascia d'età conducono vite sane e non commettono atti criminali. L'atteggiamento di Filippo Turetta, se dimostrato colpevole, va ben oltre le normali sfide adolescenziali ed è giustamente affrontato attraverso il sistema legale. In conclusione, è importante evitare di generalizzare e stigmatizzare intere generazioni o gruppi di età in base alle azioni di un individuo. L'età non può giustificare un crimine così grave, e la società dovrebbe concentrarsi su indagini approfondite e giudizi equi per garantire giustizia per la vittima, Giulia Cecchettin, e per il suo dolore. E tu cosa ne pensi delle parole dell'avvocato di Filippo Turetta? Scrivici il tuo pensiero nei commenti. Ti ringraziamo per aver guardato questo video, ti invitiamo a lasciare un mi piace e ad iscriverti al nostro canale.